il mercato dei cosiddetti head-mount display, ovvero dei visori multimediali indossabili, si divide in dispositivi closed caption, che sono completamente oscurati e consentono di vedere unicamente l'immagine proiettata, pensati per un utilizzo meramente ludico, e dispositivi see-through, che non solo permettono di vedere la proiezione, ma consentono anche di vedere attraverso le lenti e sono progettati per un uso, oltre che ludico, anche orientato al business. Epson Moverio BT100 non solo rientra tra i dispositivi see-through, ma è anche una soluzione portatile assimilabile a un tablet o a uno smartphone indossabile. Moverio è un visore multimediale indossabile con lenti trasparenti. È facile da utilizzare. Gli aggiornamenti e le modifiche sono semplici, come sui più popolari dispositivi portatili. È basato su Android 2.2 Open Platform, il che consente un'ampia connettività, il supporto 2D e 3D, la compatibilità con più formati audio-video e la navigazione via browser. È altamente personalizzabile. Gli sviluppatori possono creare applicazioni compatibili per diversi utilizzi. Governata da una unità di controllo intelligente, la soluzione offre le principali funzioni di un tablet o di uno smartphone di ultima generazione. Nelle stanghette sono installati due micro video proiettori LCD, espressione dell'alta innovazione della tecnologia Epson nel digital imaging. Durante la videoproiezione è possibile regolare la luminosità dell'immagine proiettata in base a quella ambientale e, dal momento che la messa a fuoco è regolata sul primo oggetto visibile dopo l'occhiale, si avrà la sensazione di vedere lo schermo della proiezione più o meno grande in base a quanto lontano si orienterà il proprio sguardo. Epson Moverio è stato pensato per essere utilizzato in ambito business. Grazie alla possibilità di indossare questo dispositivo, infatti, la consultazione della propria casella di posta può avvenire in tutta riservatezza. In contesti professionali dove sia necessario consultare la manualistica durante, poniamo, una riparazione, è fondamentale poter avere le mani libere e le istruzioni sott'occhio. In questo caso, il Multimedia Support viene in aiuto permettendo di visualizzare il manuale di istruzioni direttamente sulle lenti. Le applicazioni ludiche di cui si può beneficiare con i Moverio sono molteplici, dalla consultazione dei propri account sui social media alla visione di un film durante un lungo viaggio. Anche nel turismo, Moverio trova una sua collocazione. Si pensi alla consultazione non solo delle classiche guide, ma anche di contenuti audio-video durante una passeggiata in città. Moverio è stato utilizzato anche da Movie Reading, la società specializzata in sviluppo applicazioni per sottotitolazione dei film fruiti al cinema da ipoudenti o utenti stranieri. Grazie a Moverio ha per la prima volta consentito agli spettatori di leggere direttamente i sottotitoli sulle lenti degli occhiali durante la visione del film e non più su tablet, come accadeva in precedenza, distogliendo l'attenzione dalle immagini e dalla trama. Epson Moverio è dunque un dispositivo estremamente versatile, per il quale è possibile realizzare qualunque tipo di applicazione. Alla base di Moverio c'è la tecnologia trasmissiva LCD firmata Epson, basata su micropannelli LCD resistenti all'alta temperatura e trasmissivi, ossia che consentono la visione attraverso gli stessi. Moverio permette di fruire contenuti in 3D side by side, grazie all'utilizzo di due micro videoproiettori e due schermi, uno per lente. Il risultato è una qualità estremamente elevata, con il minimo impegno di banda. L'audio è basato sul sistema Dolby Mobile, la massima qualità possibile in mobilità. Moverio utilizza una connessione wireless 802.11bgh e si collega a internet attraverso un browser interno. Moverio viene fornito in un'apposita borsa rigida che contiene tutto il kit. Costituito, oltre che da Moverio e unità di controllo, anche da un adattatore di corrente che, collegato al cavo, permette un'autonomia di 6 ore con 2 ore di carica, cuffie audio, 3 selle nasali che permettono di adattare perfettamente gli occhiali alla morfologia del proprio viso, distribuendo al meglio il loro peso tra naso e orecchie, un elemento oscurante per ottimizzare la visione della proiezione in ambienti particolarmente luminosi, una schedina mini SD da 4 giga e un cavo USB, mini USB, per ricaricare il dispositivo o per la connessione al computer e l'upload dei contenuti. Per indossare Moverio basta seguire alcuni semplici passi. Togliere gli occhiali dalla custodia. Collegarvi l'unità di controllo. Inserire il nasello. Collegare le cuffie.
indossare gli occhiali sistemandoli per distribuirne il peso, sistemare le cuffie, accendere l'unità di controllo, togliere l'elemento oscurante ove necessario e iniziare la navigazione. All'unità di controllo di Moverio può essere collegato ogni tipo di cuffia per soddisfare qualunque esigenza dell'utente. Dopo l'accensione, l'avvio di Moverio avviene selezionando con l'unità di controllo l'icona verde visualizzata e trascinandola per sbloccare il dispositivo. Fatto questo, sugli schermi compare un carousel di immagini che possono scorrere in senso orario o antiorario. È possibile popolare fino a 5 livelli di carousel di icone, ognuna rappresentante l'applicazione che si vuole avere sempre disponibile durante l'utilizzo. Moverio può essere collegato al computer via cavo per il trasferimento dei contenuti presenti sul PC. È possibile inoltre scaricare applicazioni compatibili per una migliore e più ampia fruizione dei contenuti. Moverio, pur equiparabile a tablet e smartphone di ultima generazione, si può indossare, mentre smartphone e tablet no. Smartphone e tablet consentono di ruotare le immagini verticali, mentre Moverio non lo permette. Entrambi i device hanno connessione Wi-Fi, ma mentre con telefonino e tablet è possibile usare 3G e GSM, con Moverio non è possibile. Entrambi permettono il download di applicazioni e la navigazione in internet, ma dal momento che Moverio è un oggetto unico nel suo genere, Android non lo ha ancora categorizzato nel proprio market ufficiale. Moverio permette di visualizzare contenuti multimediali anche in 3D, cosa che tablet e telefonini non possono fare. Con Moverio è possibile proiettare e visualizzare in grande, mentre tablet e smartphone non lo consentono. Tuttavia, al contrario di questi device, Moverio non ha una fotocamera incorporata. Moverio, però, permette di consultare qualunque file in assoluta riservatezza, mentre i file visualizzati su tablet e smartphone possono essere visti anche da chi ci siede accanto.